Gli sbarchi che non si arresta verso le coste siciliane da parte di profughi in fuga da guerre e persecuzioni. Andiamo allora in collegamento dal nostro Pino Finocchiaro. Pino, buonasera. Sì, eccoci, noi siamo qui adesso con il comandante Vincenzo Sicuso, siamo appena scesi da un'operazione che è durata 9 ore e mezza, un'operazione di pattugliamento del Mediterraneo con l'Atlantique, e questo è tutto l'equipaggio che era con noi, oltre all'equipaggio che ha contribuito anche alla manutenzione del velivolo. Quindi per far volare questo aereo ci vogliono una ventina di persone, 15 persone in volo. Però i risultati ci sono stati. Il risultato concreto è stato che voi avete listato ben 1500 migranti, più o meno, ora mi confermerà i numeri, e decine di barconi. Qual è la situazione in quella parte del Mediterraneo sulla quale siamo stati noi oggi a pattugliare per 9 ore e mezza? Tutti questi uomini, perché il sistema d'arma chiaramente ha 42 anni ed è basato sull'esperienza dell'addestramento umano. Grazie a Dio gli uomini non invecchiano, li ricambiamo e loro hanno sempre un ottimo, altissimo livello di addestramento. Oggi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto circa 10 ore di missione, abbiamo trovato, identificato e abbiamo potuto anche riproteggere 9 imbarcazioni di tipologia gommone. Molti erano ben galleggianti ma non propulsi, che significa che erano in balia del mare. Grazie a Dio il mare, le condimetrie marine erano ottime, per cui stanno galleggiando tranquillamente. E le informazioni le abbiamo passate alla centrale operativa di Roma, Cinknav, che adesso sta dirigendo sotto nostro input le unità più vicine per recuperarli e portarli in salvo. Diciamo che l'opinione pubblica non conosce molto bene il vostro lavoro, però i migranti sì, e alle volte vi riconoscono anche per strada dopo che gli avete salvato la vita con i vostri interventi dall'alto. Lo ha visto anche lei, le faccette a 400-500 miglia dalla costa, quando vedono un aeroplano che li sorvola o che comunque gli può garantire di averli visti. E beh, cambia la loro faccia, loro hanno capito che non rimarranno più nel Mediterraneo e che Mare Nostrum è sicuro, cioè torneranno a essere vivi e con un futuro. Sì, ogni tanto, visto che comunque viviamo qui, uscendo la sera incontriamo questi migranti, anche perché la Sicilia, la costa orientale è piena, l'incontro è sempre un po' con diffidenza. Dopo, quando magari gli si offre una Coca-Cola e loro ti riconoscono perché vedono che sai di loro, sai che esistono. Quando a volte capita che abbiamo scambiato due parole e hanno capito eravamo noi quelli che dall'alto, beh, la loro faccia era molto più bella di quella che quando li vediamo dall'alto sul mare. E gli occhi gli si riempivano anche di lacrime e ti fa un piacere enorme, questo lo porti con te, saper salvato la vita umana. Bene, per il momento è tutto. Vi ricordo che questo equipaggio, il 48esimo stormo, sono composti sia da ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica che della Marina, che lavorano benissimo insieme e che anche oggi hanno fatto il lavoro egregio e che probabilmente hanno salvato 1500 vite umane. È tutto, a voi la linea.